lettura della biografia che vi recensisco oggi mi è estremamente chiaro perché Daphne du Maurier, pur essendo una grande a livello di fama, ma anche a livello di contenuti della letteratura inglese del Novecento, non faccia ancora parte di quel club ristretto di scrittori immortali. Quello che proprio invece mi risulta ancora di più incomprensibile è perché per scrivere una biografia romanzata, accessibile a tutti, della vita incredibile di questa scrittrice, si sia dovuto aspettare, dopo un primo tentativo fatto dalla sorella di lei, un personaggio tragico, sempre oscurato da questa fama pervasiva e questa superiorità non morale, ma diciamo fisica, di bellezza, di talento, appunto di Daphne, si sia dovuto aspettare addirittura il nemico. Una francese appassionata lettrice della Dumouriez che ha deciso di scriverne una biografia che è stata di recente pubblicata da Neri Pozza e tradotta, perché non me lo preparo mai, dal francese, da Alberto Folin. Vi sto parlando di Daphne, in originale Manderley Forever, di Tatiana Duronyi. Questa è tutta la vita di Daphne du Maurier, a partire dagli anni dell'infanzia fino a pochi momenti prima della sua morte, ricostruita andando sui luoghi della sua vita, ma soprattutto analizzando i diari, le lettere, parlando con i parenti ancora in vita che l'hanno conosciuta. La cosa che mi ha stupito di più di questa biografia è che la vita della du Maurier è talmente pregna di cose sensazionali che di fondo, anche se la cara Tatiana non è che sia sta cima dello scrivere, mi dicono fonti autorevoli, sicuramente più di me, che è tradizione francese rendere queste biografie appunto molto romanzate, però qui abbiamo una scrittura di una semplicità a livello del banale. Però appunto la storia è così straordinaria e incredibile che la du Maurier è praticamente lei stessa un'eroina, più delle sue stesse eroine. E quindi uno continua a leggere, ammirato e forse anche un po' invidioso, di questa donna che dalla vita ha avuto tutto, ma ha saputo mettere tutto da parte per metterlo a servizio della sua scrittura. Non c'è un guizzo letterario che lo rende un libro bello e pregno in sé per sé. È la storia, però, che ripaga inizialmente di questa piattezza stilistica. E occhio perché poi il fatto che il libro non ponga ostacoli ti permette di divorarne la vita pagina dopo pagina. E quindi era bellissima, era molto ricca, non ha mai avuto problemi economici in vita sua, era introdotta nell'alta società di cui sua madre era una reginetta e finirà per sposare, spoiler, un alto papavero dell'esercito a strettissimo contatto consigliere della giovane Elisabetta II. Conoscerà persone come l'autore di Peter Pan, Alfred Hitchcock, la stessa regina Elisabetta, tutti grandi della sua epoca, soprattutto letterari. Riuscirà anche a non solo a vivere la sua prima parte in questa infanzia dorata, i cui unici limiti sono appunto le ossessioni del padre che stravede per lei, lei è indubbiamente la sua preferita, e una certa freddezza della madre che patisce un po' questo rapporto esclusivo tra padre e figlia. Anche nella seconda parte della sua vita, quando poi dovrà sposarsi e comincerà la carriera di scrittrice, lei farà sempre di testa sua, anche a costo di calpestare i sentimenti di chi le sta attorno, di chi le sta a fianco. Leggendo questo libro scopriamo come la scrittura per lei sia stata una sorta di ossessione e la ricerca dell'ispirazione, no, ma più che altro della capacità di mettere quella sua ispirazione su carta, l'ha spesso portata a rifiutare e a rifuggire il ruolo di madre. È stata sostanzialmente una madre assente per tutte le figlie, ad eccezione del figlio, per cui ti sfava spudoratamente, e buona parte del matrimonio sostanzialmente è stata una figura totalmente assente nella vita del marito. E cosa faceva Daphne quando fuggiva da tutti quelli intorno a lei? Inseguiva le sue ossessioni. La sessualità di Daphne du Maurier è particolarmente fluida, cioè se qualcuno appiccicasse l'etichetta LGBT, mi dispiace per la cara Daphne che aveva un approccio ereditato dal padre un po' omofobo verso questi argomenti e che non amava particolarmente la parola che inizia con la L, però insomma, la sua vita artistica, la sua carriera è palesemente ruotata attorno a due passioni che l'hanno bruciata nel senso anche fisico, portandole svenimenti, febbri, mettete tutto il pacchetto del melodramma più sospinto. E questa è Daphne du Maurier nei suoi due amori consumati più velocemente ma anche più intensamente. Il primo per l'istitutrice che insegnava francese nel collegio di Sole Signorine nella campagna francese, cioè una roba che
Boarding School con amori omoerotici sembra scritto per me, invece la vera vita di Daphne du Maurier. Il secondo sentimento ardente e struggente per la moglie dell'editore americano che pubblica i suoi libri. Questo darà vita alle sue due grandi vestali che la rappresentano nella storia letteraria, ovvero Rebecca e Rachele. Rebecca che sarà, come vaticinato da un suo amico scrittore, la sua condanna, la critica non gliela perdonerà mai. E bisogna dire che quell'amico aveva ragione e si vede benissimo ancora oggi. Rebecca fu un successo planetario decuplicato dal film di Alfred Hitchcock, che adattò tante sue opere con cui lei non ebbe sempre un bel rapporto. Già comunque una signorina dell'alta società che scrive di cose molto macabre, molto oscure, in più successo planetario, diciamo che per la critica è diventato automatico non prenderla sul serio e lei di questo ci soffrì moltissimo. Una cosa che invece non bisogna dimenticare, che è molto importante per capire Daphne du Maurier e l'altro libro di cui vi vado a parlare, è che è anche una persona ossessionata non solo dagli amori, ma anche dai luoghi. E l'amore della sua vita fu questo grande maniero chiamato Menabilli nella Cornovaglia. Lei era innamorata persa della Cornovaglia, si trasferì e tentò di vivere il più possibile lì e investì tutte le sue energie, il suo amore, trascurando anche i figli e i suoi soldi, nel tentativo di vivere il più a lungo possibile in questo maniero che non riuscì mai a comprare e che è la base sostanzialmente per Manderley, ovvero il maniero di Rebecca. Questa passione per i luoghi, nel senso di abitazioni che hanno un palpabile carattere e caratteristica, si ritrova in un'altra opera giovanile che diciamo è un po' a metà tra quelle dimenticate e i grandi capolavori, ovvero Jamaica Inn, sempre della Du Maurier, un romanzo giovanile che lei scrisse nel 1930 dopo aver visitato questo Jamaica Inn, che era una rispettabile locanda nel bel mezzo della Cornovaglia, dove lei si ritrovò a infilarcisi dentro perché appunto era bagnata fradicia insieme a un'amica. Questa locanda, dagli alti camini che si vedeva in lontananza, in mezzo a questa brughiera brulla e piena di queste rocce enormi e millenarie, un po' cupe, ispirarono all'amica una battuta che le disse: sarebbe perfetto per ambientarci una delle tue storie. E lei, anni dopo, scriverà questa storia, che è ambientata invece nel 1820, ovvero un periodo in cui c'era ancora il contrabbando. La storia è quella di Mary Yellen, un'eroina per nulla romantica, a ben vedere. Ha una saggezza contadina che le deriva appunto da aver gestito una fattoria con la madre, che si combina però con una sete di avventura quasi mascolina. A un certo punto si ritrova in questa Jamaica Inn, che è una locanda dove vive sua zia, l'unica parente che le è rimasta. Il problema è che la zia è sposata a un terribile omaccione enorme, locandiere, ma in realtà contrabbandiere. Ha in sé la scintilla palpabile del pericolo. Gestisce evidentemente dei traffici loschi. Sin dall'inizio Mary capisce che c'è un viavai di carri sospetto, anche perché nessuno si avvicina più alla locanda, dove ci sono solo un ristretto circolo di ubriaconi. La cosa è molto peggiore di quanto si prospetti all'inizio. Non è un romanzo imperdibile. Se volete provare la Du Maurier, è meglio rivolgersi ai suoi capolavori, Rebecca e Mia cugina Rachele. Però sicuramente per chi ama l'autrice o per chi ha voglia di qualcosa di avventuroso, può andar bene. È un romanzo molto gotico, è un tanto descrittivo, un po' troppo verboso, potrebbe essere asciugato. Si sente ancora un po' l'ardore giovanile che ti porta a descrivere tutto e poi tutto. Tira fuori di quelle cose, ma per nulla banali e scontate. Per esempio, c'è una scena raggelante, bellissima nella sua potenza e nella sua violenza, che sembra un po' l'equivalente letterario della zattera di Medusa. Alla fine ci stupisce perché rivela appunto che la cosa più importante è questa sete di avventura. E poi ci sono dei personaggi molto appunto gotici, però veramente sinistri. Si rimane affascinati da questa personalità, ora brillante e ora piuttosto scura. E questo è tutto per questa mia razione di un elemento imprescindibile per la mia vita letteraria, ovvero scrittrici toste e lesbo chic. Ci rivediamo presto per parlare ancora di libri e di romanzi, gotici oppure no.